Noi siamo allo spiazzo del Salato, comunemente chiamato così. Ci troviamo a Marsala con Pippo e Ale, una coppia giovane come voi tutti potete vedere, che dorme dal 29 giugno, quindi dalla bellezza dei 3 mesi, in quest'auto che è alle nostre spalle. Sono senza una casa, la signora Anna non è in buone condizioni di salute, il marito ha sempre lavorato, seppure in nero, non si vergogna a dirlo, ma ha sempre mantenuto la famiglia. Un appello grandissimo che giunge da tutta la città alle istituzioni preposte affinché riescano a trovare una soluzione, una casa, un bagno e a ridare dignità umana a 2 persone che addirittura sono prive in questo momento anche degli affetti più cari. 2 figli che sono stati tolti ai genitori e si trovano in 2 strutture di accoglienza diverse. La femmina che riescono a vedere perché si trova in una struttura in provincia di Trapani, il maschio invece si trova a Gela, quindi con la possibilità addirittura di sentirlo per 10 minuti il martedì e per 10 minuti il sabato. Pippo, cosa si prova a stare in queste condizioni? Poco fa si è emozionato prima che andassimo in onda perché abbiamo parlato di un nipotino bellissimo che gironzolava per casa, ma quella casa tornerà a vivere con i sorrisi di tutto il mondo. Cosa si prova a stare così, Pippo? Si prova una cosa troppo brutta, non c'è descrizione da dire, va. Mi sento male veramente. Ho lo stesso che è successo un terremoto sopra i miei confronti, va. Accadevo tutto che non c'ho niente. E mi sento veramente male. Anna, lei ha trovato tanta solidarietà da parte dei cittadini che vengono qui, una pacca sulle spalle, una chiacchierata, una sigaretta, cibo e pasti offerti. Perché le istituzioni, secondo lei, sono state sorde? Vi siete sentiti abbandonati? Sì, ci siamo sentite abbandonate. Cosa chiedete voi? Sono un po' stanchi Io perché stare chiedo in queste solo di condizioni non è avere facile. anche una camera, un bagno e di avere i miei figli e mio nipote, solo questo chiedo. Ecco, quello che chiede Anna e quello che chiede Pippo non è niente di così straordinario. Chiedono una piccola casa dove potersi lavare, dove poter cucinare un pasto caldo, dove Pippo può lasciare la moglie e tornare al suo lavoro. Questa si chiama normalità, ma soprattutto si chiama dignità umana. Lo facciamo un appello serio a questo sindaco, a questo assessore alle politiche sociali, ad Alberto Di Girolamo sindaco e all'assessore Clara Ruggeri. Signor Assessore e signora Clara Ruggeri, Signor Sindaco, signor Sindaco e signor Assessore, io voglio solo che i miei figli ritornano con me e mio nipote ritorna con me. non vediamo niente, Non vediamo niente, solo. solo una casa per ritornare tutti insieme e poi non vogliamo più niente. Perché me lo sono cavata sempre da solo me la cavo, ho lavorato sempre in Italia. Non sono morto di fame come dicono. E dirò una cosa che magari lascia un po' perplessi. I signori li incontro quasi tutte le mattine. Sono delle persone molto educate e molto discrete. Non chiedono nulla, si lasciano avvicinare, si scambiano qualche parolina con qualcuno che chiede come stanno, perché hanno trovato tanta solidarietà da parte dei cittadini. E sono delle persone a modo, diremo così, che è giusto. Pippo, Anna, vi facciamo i nostri migliori in bocca al lupo e con la speranza di potervi trovare presto tutti riuniti sotto lo stesso tetto. Grazie, mille grazie. In bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo. ip24.it Notizie, il territorio in diretta.